successo un fatto terribile. Paolo! Paolo, cosa è successo? Ho assistito a un delitto, proprio sotto i miei occhi. La morte è avvenuta per strangolamento, dopo che la donna ha tentato in tutti i modi di difendersi. È stata strangolata come quella ragazza, tanti anni fa, e non trovarono mai l'assassino. Non riesco a capire perché l'abbiano uccisa. Qui in paese sta ritornando l'incubo di tanti anni fa. Potrebbe essere lo stesso maniaco. Questi simboli nascondono senz'altro qualcosa. Cosa devo fare? Ma non potrebbe essere la stessa persona che per qualche oscuro motivo è tornata ad uccidere? La pazienza l'ha già persa più di qualcuno qui in paese. Presto interrogheranno anche me, allora... E di che ti preoccupi? Devi soltanto dire la verità. Di quella ho veramente paura. Che cosa intendi dire? In effetti si praticano strani riti in casa sua. Credo che le sue strane attività nascondessero una squallida rete di ricatti. Qui abbiamo trovato la casa sotto sopra, come se l'omicida fosse alla ricerca di qualche cosa. Non voglio che tu rimanga solo in casa. Quello vuole uccidermi. Mi minaccia perché è sicuro che io l'abbia visto, ma non so chi è! Paolo, calmati! Povero fratello mio. Da quando sei arrivato sono successe cose inaudite. Hai trovato l'inferno.